Salve ragazze, bentrovate, benvenute, eccoci qua nel mio nuovo interattivo a più varianti, che è però breve. Adesso è l'estate, troppo tempo non si può stare perché fa caldo, però sapete che non vi abbandono mai. Allora, l'interattivo cosa pensa e non mi dice una data persona che noi abbiamo nei nostri pensieri? Le varianti sono due. Variante numero uno è questo mazzo di mini tarocchi, versione New Vision. Seconda variante, abbiamo mini tarocchi universali, quindi dovete scegliere questa volta il mazzo dei tarocchi. Poi con gli oracoli di Helen andremo a fare un approfondimento di questa situazione. Allora ragazze, ho detto il breve, quindi io già mi porto avanti con il lavoro. Ovviamente se non fate in tempo diciamo, a fare la vostra scelta, stoppate il video e vi prendete tutto il tempo di cui avete bisogno. Io prima di iniziare, molto brevemente, vi voglio dire che sono tarocchi interattivi, quindi ispiratevi solo per quello che ritenete vostro e lasciate stare quello che non riconoscete. Poi volevo anche dirvi, qua mi cade la carta del diavolo e io la lascio, perché sì, deve significare qualcosa. Poi volevo dirvi, per chiunque voglia un consulto personale con me, nella descrizione di tutti i miei video ci sono i miei contatti, quindi cliccate la spunta, esce una finestra e lì ci sono i miei contatti. Allora, cosa pensa e non mi dice questa persona che state pensando voi che avete scelto la prima variante, il mazzo dei tarocchi mini New Vision? Abbiamo già qui il diavolo. Andiamo a vedere, asso di denari. Abbiamo 5 di denari, abbiamo il ritorno, la carta del ritorno e la regina di denari. Fondo mazzo abbiamo i 4 di bastoni. Ragazze, ma che vi devo dire? Che pensa questo? Questo pensa, nonostante la freddezza che dimostra di avere nei vostri riguardi, quindi attenzione, stiamo parlando di una persona che in questo momento appare fredda nei vostri riguardi, non vi fa ancora capire il suo pensiero. Però cosa pensa e non vi dice? Pensa che vuole tornare da voi, vedete, ecco qua. Pensa alla passione sfrenata, all'attaccamento, alla dipendenza, appunto all'attrazione che ha nei vostri riguardi, regina di denari. Parliamo di un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro, portarne l'ascendente. O comunque, se non siete una regina di terra, siete l'energia della regina di terra. Che energia ha la regina di terra? Intanto è una donna stabile che vuole stabilità. È una donna che sa donare molto e che spesso non chiede nulla in cambio. È proprio una che è generosa di suo. È una donna, appunto, molto materna, molto accogliente, difficilmente si dimentica, è una donna che ti fa sentire a casa. Infatti è detta anche la donna di casa. Allora, qui questa persona pensa questo, perché lo pensa? Perché vedete qua, tra di voi c'è un legame karmico, 4 di bastoni. Qua potreste essere voi la moglie, l'ex moglie, che ne so, una convivente, una donna con cui ha avuto dei figli, ma anche, se non siete ciò, siete una donna che gli siete entrati proprio dentro, c'è una connessione fortissima, ce lo dicono queste carte. Quindi, cosa pensa e non mi dice? Pensa che nonostante questa freddezza che mostra, vorrebbe un incontro, vorrebbe un'opportunità, vorrebbe ritorno, perché voi siete la donna dei suoi sogni. Ok? Quindi questo pensa e non vi dice. Andiamo a vedere, prendiamo un approfondimento, no? Anche per capire, insomma, perché voi direte: ma scusami, Zaira, ma se questo pensa tutto ciò, perché non viene? Beh, intanto qui abbiamo un 5 di denari, quindi questa è una persona che in questo momento è come se sta vivendo una situazione di povertà, di stenti, di freddezza, come se non sa cosa fare. Il diavolo mi fa pensare che sicuramente questa persona nei vostri confronti non si sarà comportata male, perché insomma sì, è vero che il diavolo è un'energia anche di attrazione, di passione, eccetera, ma non dimentichiamo che il diavolo nasconde comunque i vizi,
le dipendenze, gli amori tossici, i tradimenti, gli inganni e quant'altro. Quindi questa persona probabilmente ha qualcosa da farsi perdonare, ok? È per questo che al momento lo pensa e non fa nulla. Andiamo a vedere gli approfondimenti. Andiamo a vedere l'approfondimento del diavolo. Vedete, mancanza di concentrazione per una chiusura. Quindi questa persona proprio gli mancate tanto, cioè il fatto che ha chiuso con voi addirittura gli crea una mancanza di concentrazione, probabilmente anche nella sua vita passionale, soprattutto nella sua vita passionale. Questo ha una vera e propria ossessione per voi ragazze o ragazzi, cioè questo qua non ce la fa proprio, non ce la fa. Vediamo l'asso di denari, l'approfondimento, che altro ci dice. Beh, qua è un amore malato, un'ossessione verso l'altra persona. Vedete, questa persona è ossessionata da voi per quello che vuole riprendere. Ossessione e follia, vuole riprendere questa situazione. Scusatemi ragazzi, è caduta una carta. Allora, eccomi qua, erano cadute più carte. Allora, dicevo, vediamo invece un approfondimento sul 5 di denari, che diciamo che la carta un po', come dire, un po' più infelice, no, di questa stesa. Vediamo cosa significa questo 5 di denari, cosa ci vuole dire. Ci vuole dire stress, preoccupazioni, rapporto di coppia vissuto con gelosia e disperazione. Vedete, qua questa persona purtroppo vive nei vostri riguardi un amore malato, ma lo vive lui, perché qua è lui il diavolo, voi siete la regina di denari, non lo dimenticate. Vedete, quindi questa persona qua, vedete questa carta come viene la scritta gelosia, e poi cioè, ogni lettera rappresenta qualcosa, quindi gelosia, eternità, l'amante, l'ossessione, il sospetto, l'invidia, amore. Questo è tutto quello che questa persona soffre per voi. Però vedete, qua a fondo mazzo abbiamo la carta dell'amore, quindi futura relazione, coppia, cioè lui ha un reale interesse per voi, anche se insomma c'è questa situazione. Andiamo a vedere un approfondimento anche per questa carta del giudizio, da vedere appunto questa persona come vuole tornare nei vostri riguardi. Qua dice: vorrei tanto venire da te, ma mi trattengo. Vedete questo 5 di denari, quindi lui sta morendo per venire da voi. Fondo mazzo abbiamo speranza, lui non vuole rinunciare a questo sogno che è con voi, sa di aver fatto delle cose dubbie e quindi vorrebbe tanto venire, ma si trattiene, perché evidentemente con questa energia del diavolo c'è questa chiusura e lui deve vedere un attimo come risolvere questa situazione. Andiamo a vedere la regina di denari. Ragazze, c'è un'energia molto forte dei ritorni, è molto molto molto, la percepisco nelle mie stese, è molto, molto forte. Vedrete che quest'estate ci saranno tanti ritorni. Poi mi direte: la mia mamma, vedete, giudicare il partner, donna che consiglia rapporto madre figlio. A fondo mazzo abbiamo, ecco qua, vedete, lui ha paura di voi, lui ha paura di questa regina di denari, perché vedete, questa è una persona un po' così come questo gatto, è una persona che come dire, imprevisti, l'occulto, il mistero, il desiderio di indipendenza, questo vuole fare un po' come gli pare. Quindi voi che siete una regina di denari, vedete, gli ricordate un po', per dire alla madre, no? Per dire che voi siete una donna che giudicate, quindi è una donna che giudicate, ma in bene, non in male. Siete una donna che consiglia, quindi lui si sente molto legato a voi, perché gli ricordate un po' il rapporto che aveva madre e figlio, no? Cioè lui, l'ho detto che vi si sente come a casa con voi. Il legame è molto forte. Chiedo un approfondimento anche per il 4 di bastoni di fondo mazzo. Ecco qua, è volata via questa. Vedete, lui con voi deve trovare l'equilibrio personale. Questo è l'approfondimento del 4 di bastoni. E lo può trovare solo con voi, perché voi siete proprio la coppia perfetta. E voi siete l'incastro perfetto, guardate, per lui. Quindi questo è che pensa e non vi dice. Fondo mazzo, ragazze, che ve lo dico a fare? C'è il ritorno, vedete le carte
siccome sono sincroniche al massimo, ve l'ho detto, io sento molto forte l'energia del ritorno, ragazze. Qua tutti quelli che aspettano un ritorno, abbiate fede che ci sarà, perché l'energia è molto forte, ragazze. Questa era la mia prima stesa. Quindi questo è quello che pensa questa persona e non vi dice, cioè pensa che vuole assolutamente tornare da voi perché non ce la fa più, sa di aver sbagliato, sa di aver fatto delle cose abbastanza gravi, non sa come risolvere la situazione, ma qua il ritorno è proprio alle porte. Quindi se vi è piaciuta questa variante mettetemi il like, iscrivetevi al canale ovviamente se già non l'avete fatto. Io saluto la prima variante e do il benvenuto alla seconda variante, quella del mazzo dei mini tarocchi universali. Allora, io inizio già a mischiare le carte e vi voglio dire brevemente che sono appunto interattivi generali, lo sapete, lo ripeto per chi si affaccia per la prima volta questi interattivi. Vi voglio anche dire che vi dovete ispirare per ciò che realmente vi appartiene, nel senso vi riconoscete, poi tutto il resto lasciatelo andare, apparterrà sicuramente a qualcun altro. Quindi poi ovviamente fermo restante che se poi volete approfondire in maniera appunto più importante una situazione che vi sta a cuore, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, quindi potete scrivermi a tutti i contatti che ho messo lì e io vi risponderò abbastanza in fretta. Allora, cosa pensa e cosa pensa e non mi dice, scusate, cosa pensa e non mi dice, andiamo, cosa pensa e non mi dice, cosa pensa e non mi dice, cosa pensa e non mi dice questa persona di coloro che hanno scelto la variante numero 2. Vediamo cosa pensa e non vi dice. 8 di spade, 2 di spade, abbiamo 5 di denari, abbiamo re di spade, l'asso di denari, a fondo mazzo abbiamo il 9 di coppe. Allora, che cosa abbiamo qui? Intanto abbiamo un re di spade, qua si parla di un segno di aria, bilancio, gemelli, acquario, portale, l'ascendente. Però sapete, lo dico sempre, che a parte il segno che è un'opzione in più, qua si parla soprattutto di energia. Chi è il re di spade? Il re di spade è una persona molto autorevole, una persona che può indossare una divisa, che ha un lavoro molto appunto importante, ma non solo, può anche essere il panettiere che indossa la divisa, insomma. Poi sapete, insomma, indossare una divisa non è detto di essere forse una divisa quella là dei soldati, no? Un dottore, un magistrato, insomma, una persona, un infermiere. Comunque questa persona, la cosa più importante è che è una persona molto fredda, molto logica, molto mentale, una persona che non sa esprimere bene ciò che prova, lo nasconde sempre, perché lui, l'uomo duro, no? Come c'era la pubblicità denim, l'uomo che non deve chiedere mai, ecco, lui è così, l'uomo che non deve chiedere mai. Qui c'è una situazione di freddezza, vedete, qua si sta al freddo, si soffre il freddo, la fame, gli stenti, la situazione è bloccata. 8 di spade, in questo momento è bloccata, 8 di spade, ci sono stati dei conflitti molto molto forti, però qua sicuramente qualche telefonata per nostalgia di questa situazione questa persona potrebbe avervela fatta, qualche messaggio, magari così in maniera fredda come è distaccato lui, cioè magari su sciocchezze, ciao come stai, non so, tutto bene a casa, proprio le cavolate, potrebbe essere un augurio, un qualcosa di non importante. Questa persona conserva anche un'energia di un single incallito, quindi lui sta bene da solo, sta bene da solo. Quindi ricapitolando, questo vuole fare il single, è bloccato, imprigionato in una situazione, in uno schema suo, perché questo è uno schema che si è creato lui probabilmente, o può anche essere che voi siete andata via, l'avete lasciato e lui è imprigionato nella vostra scelta e non sa che fare, vedete, col 2 di spade. Però siccome è molto pieno di sé, questa è una carta anche che ci parla di egoismo, quindi lui mette se stesso di fronte prima di ogni cosa. Però questa persona con voi vuole un'opportunità, c'è un asso di denari, quindi
Cosa pensa e non vi dice? Beh, pensa intanto che vuole un'opportunità con voi. Sta soffrendo tanto di questo allontanamento, perché qua le carte di sofferenza ci sono. Comunque questa persona, anche se molto egoista, ma insomma un 9 di coppe, una carta di coppe esce in questa stesa, quindi probabilmente il 9 di coppe ci parla anche di un amore puro, ecco, diciamo così, però non, come dire, riconosciuto, perché qua il re di bastone, il re di spade, scusatemi, riconosce ben poco agli altri. Allora andiamo a fare un approfondimento, che qua ci sta tutto. Quindi andiamo a vedere questo 8 di spade cosa vuole dire. Quindi cosa pensa e non mi dice. Innamorato, vedete, lui è bloccato. Ha questa sua negatività, no? Dell'8 di spade, vedete, che lo gli impedisce in qualche modo di fare qualcosa nei vostri confronti. Però qua viene fuori la carta innamorato, quindi questa persona, per quanto fredda, distaccata, proprio glaciale, egoista, singolo incallito, re di spade, autorevole, duro, che non vi dice che gli mancate manco sotto tortura cinese, però è innamorato. Infatti qua l'opportunità con l'asso di denari la vuole. Andiamo a vedere questo 2 di spade, l'approfondimento. Occasione, opportunità, la persona è una necessità per l'altra. Vedete, lui sta male, 2 di spade, soffre, 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 vuole, si sente, vedete, questa carta significa che è legato a voi, che voi siete una necessità, cioè una persona è una necessità per l'altra, quindi c'è una sorta di dipendenza, come dire, reciproca. E la carta di fondamazzo ci dice: vorrei venire da te, ma mi trattengo. Cioè, capite, questo in apparenza sembra proprio, che ne so, uno che niente, non se ne frega proprio niente di voi, e invece pensa a ciò e non vi dice. Quindi qua scopriamo che questo re di spade, per quanto freddo, per quanto imprigionato, per quanto egoista, per quanto sta così distaccato verso di voi, sente questa freddezza vostra, si sente proprio lasciato in povertà. Vediamo il 5 di denari. Ci parla di relazione a distanza, vacanza, avventura. Vedete, lui, nonostante vi siete lasciati probabilmente, quindi voi state tranquille, siete tornati nella vostra magari energia migliore, però questa distanza, come se attraverso vi spia, vedete, vi spia sui social, vede voi che fate, che non fate. Quindi questa persona in qualche modo, anche se a distanza, ha un legame forte con voi. Vediamo questo re di spade. Allora, cosa ci dice questo re di spade in questa stesa? Andiamo a vedere. Prendiamo una carta. Illusione, apparenza, relazione con altri obiettivi, menzogne. Vedete, questo re di spade non si è comportato bene con voi, quindi per questo anche che lui è un po' frenato, no? Nel dirvi queste cose. Però vedete, qua lui vuole iniziare nuovamente una conoscenza con voi, vorrebbe qua nuovamente un qualcosa che possa avere a che fare con una coppia, con il desiderio di famiglia. Addirittura ci parla di figli, ma ovviamente è per alcuni, non è per tutti. Allora andiamo a vedere l'asso di denari. Questa è la carta, diciamo, più importante, no? Perché è la carta dell'opportunità di voler fare un nuovo inizio, realizzare un nuovo inizio proprio al 100%. Vediamo che dice questa carta: chat, conoscenza e mezzo sociale. Quindi qua lui sicuramente si farà vivo qua con voi, con i messaggini, come sicuramente avrà fatto. Ma il suo interesse è questo, vedete, convivenza, qua viene contratto e indica appunto i fiori d'arancio con i confetti, ma ovviamente dovete contestualizzare, come dire, che qua ci sarà, lui si metterà in contatto con voi, magari così con messaggini, cose poco importanti, ma alla fine invece quello che vuole è questo, perché lui è innamorato di voi, vedete? Quindi vuole questo, vuole l'opportunità, vedete, il ritorno, vuole l'opportunità e vuole questo.
questo, diciamo, contratto, no? Questa convivenza, perché vive delle emozioni forti. Quindi anche in questa stesa c'è questa situazione del ritorno, in qualche modo, comunque, di una persona che in qualche modo ancora ha dei sentimenti per voi. Ovviamente qua si farà vivo con i messaggini, magari anche cose sciocche, stupide, ma comunque sarà l'inizio per poter poi ritornare ad essere una coppia. Quindi questa era anche questa è la quello che lui pensa e non vi dice. Ragazze, anche qui, se avete avuto dei riscontri e vi è piaciuto l'interattivo, mettetemi un like. Se non siete iscritti al canale, fatelo, è un contributo che date appunto al canale, che presumibilmente vi piace, e seguite, noi ci sosteniamo con il vostro gradimento. Ragazze, io come sempre vi aspetto tutti nei commenti, quindi vi aspetto numerosi per sapere se ci sono stati dei riscontri. Nel frattempo vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, vi mando un bacione e vi do appuntamento agli altri miei interattivi. Ciao a tutti!